A San Vito Marina, nella splendida spiaggia libera Rocco Mancini, si è tenuta stamane una bella iniziativa voluta dal comune di San Vito Chietino, organizzata da Max Service in collaborazione con la SIX, Scuola Italiana Cani Salvataggio d'Abruzzo. I bagnanti hanno potuto assistere a delle simulazioni di salvataggio che hanno visto all'opera i bagnini della Max Service con i cani Labrador da salvataggio della SIX, seguiti dai loro istruttori. Ascoltiamo Antonio Moccia della Max Service. Noi dobbiamo ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale di San Vito Chietino e nella veste appunto dell'assessore al turismo e al demanio l'avvocato Luigi Comini, che ci ha permesso e ci ha consentito per il secondo anno di dare il servizio di salvataggio proprio in questa spiaggia di Rocco Mancini. Per il secondo anno abbiamo voluto in maniera proprio insistente, diciamo così, fare un'esibizione di salvataggio con il supporto e la grande collaborazione che c'è tra noi della Max Service e la scuola Cani di Salvataggio, sezione Abruzzo, la SIX Abruzzo. E qui con me oggi c'è il vice responsabile della scuola che vi parlerà appunto di quello che farà in acqua per dare dimostrazione di come effettuiamo un soccorso in mare. Pier Francesco Dolciamore, istruttore della SIX. Sì, diciamo che sarà una dimostrazione di quello su cui noi lavoriamo durante il corso dell'anno. Noi formiamo un'unità cinofile di salvataggio composta da un conduttore che peraltro ha anche il berretto da bagnino e il proprio cane, cane che viene addestrato a supportare l'azione dell'assistente bagnante in caso di intervento su una persona in difficoltà. Ecco, ci sono dei Labrador oggi? I cani su cui lavoriamo sono essenzialmente Labrador, Terranova e Golden, perché sono cani particolarmente adatti al lavoro in acqua, grazie alle loro zampe palmate, alla loro acquaticità spiccata, è una dote naturale. In questo caso oggi abbiamo 4 femmine di Labrador di varia esperienza, da cani più esperti a cani appena brevettati. E quindi vedremo un pochino come il cane può supportare l'intervento del conduttore, soprattutto agevolando le manovre di rientro a riva nel momento in cui la persona in difficoltà è stata soccorsa. Quanto è importante questo tipo di attività sul territorio anche per far sentire, diciamo, più sicuri i bagnanti? Noi siamo volontari, siamo iscritti nei ruoli della Protezione Civile della Regione Abruzzo e quindi prestiamo la nostra opera ovviamente gratuitamente su base volontaria e in zone dove non c'è assistenza bagnanti. Quindi credo che sia un'attività molto importante proprio perché andiamo a colmare delle lacune esistenti nell'ambito della sicurezza in spiaggia, quindi andiamo a lavorare laddove normalmente non c'è nessuno che vigili sulla sicurezza dei bagnanti.